Giacomo Bonaventura, ci credi? No, ci credo. Sono felicissimo. Abbiamo fatto una grande partita, era difficile perché contro l'Inter, comunque è una signora squadra, niente da dire. Però abbiamo preparato benissimo questa partita e quindi finita così ci crediamo tutti. È stata una serata splendida per noi. E che gol! Gran bel gol il tuo, che ha aperto poi le marcature, ha permesso all'Atalanta di passare in vantaggio e insomma fare il suo gioco, crederci, determinata, gran bella partita. Sì, abbiamo fatto una prestazione veramente impressionante, cioè abbiamo giocato come ci chiedeva il mister, magari abbiamo sfruttato la nostra freschezza, visto che l'Inter aveva giocato anche giovedì, e niente, è stata una serata splendida, ci è riuscito tutto, quindi niente. Se continuiamo a fare così possiamo dar fastidio veramente a tutte, anche alle grandi. Ma tu la classifica l'hai guardata? Peluso prima diceva no, non l'ho ancora guardata, però mi hanno detto che siamo su in alto. Sì, l'ho guardata prima e siamo a 2 punti, 3 punti dalla Lazio mi sembra, non a 18. E comunque niente, dimostra che con questo spirito, insomma con quello che mettiamo in campo ora, deve essere una costante e dobbiamo metterlo in campo tutte le domeniche, solo così penso che possiamo veramente fare anche dal punto di vista della classifica grandi cose. Ecco, poi credo che i risultati e i punti siano una conseguenza dell'atteggiamento e della voglia che abbiamo di andare in campo. E che gran gol ha segnato Bonaventura, prima dicevi il mio primo ad una grande. Sì, l'anno scorso l'ho segnato a Napoli, però l'Inter come blasone penso che abbia qualcosa in più, poi in casa. No, sono contento perché abbiamo anche vinto, quindi niente, sono felicissimo. L'Inter è una grande squadra, vedere davanti Zanetti, insomma, che i giocatori lì e fare gol è quasi un sogno che si avvera, però ecco, c'ho un giorno per godermi questa vittoria, questo gol, e poi da martedì, insomma, riprendiamo con la prossima partita.